Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Una domanda che mi state facendo davvero in tanti, ma proprio in tanti, è quale drone fra questi due acquistare. Me lo state scrivendo su Instagram, me lo state scrivendo qua sul canale YouTube e me lo state scrivendo via email, perché tantissimi di voi hanno il dubbio su quale acquistare fra questi due droni, che sono sicuramente i migliori droni attualmente low cost sul mercato, perché entrambi costano circa 160 euro. E i droni di cui vi sto parlando sono l'SJ RC F11 4K Pro o l'SG 906 Pro, in questo caso versione Max, che però il drone dal punto di vista tecnico è identico al Pro 2. Allora ragazzi, questi due droni sono simili se vogliamo, ma molto diversi, nel senso che, allora, il prezzo è praticamente identico, uno costa intorno ai 160, l'altro 169 euro, vi lascio i link in descrizione di entrambi i droni, quindi a livello di prezzo ci siamo, quindi la comparazione ci sta tutta, perché quando il prezzo è simile ci sta anche la comparazione. Sicuramente dobbiamo fare un applauso a questi costruttori che sono riusciti a mantenere appunto delle qualità tecniche mantenendo comunque un prezzo davvero basso. Allora, partiamo dalle cose meno importanti, le borse. Allora, entrambi i droni, sto parlando della versione Max perché la Pro 2 non vi arriva con questo, mentre il Max vi arriva con questa valigetta a tracolla molto bella, mentre l'SJ RC F11 ha questa borsa sempre molto carina ma non a tracolla. Però entrambe due borse che vi potete direttamente portare in giro con all'interno il drone, quindi non avete bisogno di acquistare nient'altro. Questa ha anche la tracolla, questa invece no, solo la maniglia. Però entrambe ben fatte e molto molto belle, se poi vengono valutate, che vi vengono date all'interno dei 160 euro quando acquistate il drone. Passiamo adesso al confronto dei controller. Questa è la versione del Pro Max, quindi abbiamo il nuovo controller, mentre se acquistate il Pro 2 avete il vecchio controller. E qua abbiamo il controller del SJ RC. I controller sono simili adesso, perché comunque anche questo del Pro Max ha all'interno le batterie ricaricabili, come le ha anche l'SJ RC, mentre se acquistate il Pro 2 all'interno ci dovete mettere le batterie stilo, non ha le ricaricabili. E anche a livello di display adesso sono molto molto simili. Entrambi hanno un display molto ampio, perché questo nuovo radiocomando del SJ 906 Max ha un display molto ampio, molto simile a quello dell'F11. E anche le informazioni che abbiamo all'interno dei due display sono molto simili, e anche le informazioni che abbiamo all'interno sono praticamente le stesse. Anche a livello di tasti abbiamo più o meno gli stessi tasti, quindi molto simili. La cosa che però ha questo in più rispetto a questo è che abbiamo la rotellina qua dietro per regolare il gimbal e anche per fare lo zoom, mentre nell'SG 906 Max, come anche nelle altre versioni, questo SG 906 non ha la rotellina ma i tasti, quindi abbiamo i tasti per far muovere il gimbal e i tasti per fare lo zoom, e questo non è una gran cosa, perché comunque già questi gimbal si muovono un po' scattosi, con i tasti questa cosa viene ancora più amplificata. Quindi sicuramente per fare video e foto il controller dell'F11 mi piace molto molto di più, appunto per questi particolari. Poi passiamo alle qualità di volo dei due droni. Allora, entrambi volano bene, volano sicuri, quindi dal punto di vista del dubbio se acquistare questo o l'altro, per come volano, volano benissimo, volano sicuri, return to home ottimo per tutte e due, tornano quando dalla batteria scarica, ritornano da soli, cioè hanno tutto quello che serve, overing incredibile per entrambi, cioè veramente simili da questo punto di vista. È difficile dire quale è meglio, quale è peggio, perché entrambi fanno molto bene il loro lavoro di droni. Una cosa che però manca all'SJ RC, ma che ha l'SG 906 in qualsiasi versione esso sia, è l'optical flow. Perché mentre nell'SG 906 abbiamo un optical flow, questo ci permette di utilizzare il drone anche dove non prende il GPS e avere una stabilità più che accettabile, l'SJ RC non ha l'optical flow in qualsiasi versione esso sia. Anche chi ha un vetrino qua sotto, il mio non ha neanche quello, ma chi ha anche un vetrino qua sotto e l'ha aperto si è accorto che all'interno non c'è nessuna telecamerina. Però se vogliamo all'esterno
entrambi volano e hanno l'overing nello stesso modo. Anche l'SJRC, sebbene non ha l'optical flow, ha un overing incredibile, una stabilità davvero ottima. Ovviamente se dovessimo andare a volare in un posto o in un capannone, comunque un posto al chiuso o in un'area in cui il GPS non prende, sicuramente l'optical flow si fa sentire quando c'è, e questo è un punticino a favore dell'SJ906 Pro versione 2, versione Max. Comunque l'optical flow ce l'hanno tutti. Passiamo adesso alle due applicazioni di volo, entrambe disponibili per iOS e per Android, ed entrambe molto simili, non hanno grandi opzioni, non hanno grandi setting da fare, sono davvero semplici e sono davvero molto simili una all'altra. Mi piace, se vogliamo, un pochino di più quella dell'SJRC, ma una questione di gusto, per come è fatta, per come è strutturata, per come sono le icone, ma dal punto di vista veramente pratico sono davvero molto simili. E direi che qua è un pareggio, prediligo un po' di più quella dell'F11 come estetica, ma a livello pratico direi proprio un pareggio. Poi passiamo a quello che è il range di distanza e la durata delle batterie. Allora, entrambi vengono dati per 1,5 km a livello di controller, quindi di controllo di volo, mentre il ritorno video viene dato intorno agli 800 metri per entrambi, ma non sono mai 800 metri, sono molto molto meno per entrambi. Poi dipende dalle interferenze che avete, il ritorno video nello smartphone secondo me arriva massimo a 500 metri, non di più. Poi se siete in un'area veramente senza interferenze magari andate oltre, ma se no siete molto molto meno degli 800 metri dichiarati per entrambi, quindi valutatelo sempre massimo 250 metri e non vi sbagliate, questo per entrambi. La durata delle batterie è praticamente uguale, durano entrambi intorno ai 20 minuti, 22-23 minuti, poi dipende dall'utilizzo, cosa state facendo, quanto li utilizzate in modalità sport, cioè da tante cose, però il minutaggio è più o meno simile per entrambi. E adesso passiamo a quello che veramente crea una differenza importante fra questi due droni, cioè il comparto video e foto. Sebbene sono due droni che sulla carta, anche da quel punto di vista, cioè comparto video e foto, hanno le stesse identiche caratteristiche, in realtà non lo sono assolutamente. Allora, qua abbiamo l'F11 4K Pro che fa veramente video in 4K e una qualità video più che buona. Chi mi segue ha visto i video che ho fatto, cioè secondo me qualità davvero buona, anzi magari ve lo lascio qua sopra nelle schede, così potete andare a vedere la qualità video di questo drone, che è davvero ottima, e anche a livello di foto tanta roba. La stabilizzazione, sebbene lui ha una stabilizzazione meccanica su due assi, mentre il terzo asse è stabilizzato elettronicamente, e anche da questo punto di vista rimane comunque ottima. Qua nell'SJ906, che sia versione Pro 2 o versione Max come questa, non ci siamo, nel senso che è comunque una qualità accettabile per essere un drone economico, perché se pensiamo che fino a qualche mese fa avere una qualità del genere su droni economici era praticamente improponibile, si avevano solo video che erano inutilizzabili, adesso anche con questo SJ906 Pro o Pro Max, quello comunque sia, si ha comunque dei video accettabili, però la qualità non è un granché. Sebbene abbiamo un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi rispetto a questo che è stabilizzato meccanicamente su due, il terzo elettronico, la stabilizzazione è ancora meglio per quella dell'F11 4K Pro. E anche la qualità video è completamente diversa, perché qua nell'SJ906 abbiamo una qualità video che in realtà è 2,7K e non è 4K, come invece lo è nell'F11 4K. A livello di foto siamo lì, anche se preferisco ancora un pochino di più l'F11 anche a livello di foto, però a livello di foto siamo solo un po' più simili, ma a livello video proprio, ragazzi, non c'è storia. Se acquistate il drone per video e foto, assolutamente F11. Se la parte video vi interessa relativamente perché non dovete fare video, allora potete optare anche per l'SJ906. Però adesso nell'SJ906 abbiamo un plus in più. Cos'è questo plus in più? Il sensore anticollisione. È vero che non funziona in maniera impeccabile, è vero che diciamo non è un sensore alla DJI, parliamoci chiaro, però c'è da apprezzare l'idea, comunque, l'essere riusciti a portare un sensore anticollisione su un drone low cost, una cosa che fino adesso non si era mai vista, e sicuramente un pochino ci aiuta nella sicurezza. Ovviamente non è impeccabile, non è impeccabile sia nel, diciamo, non rilevare gli ostacoli che nel rilevarli troppo facilmente.
però nel complesso è abbastanza accettabile. Poi nel caso non volete utilizzarlo, basta non installarlo, perché comunque non siete obbligati a metterlo, si mette e si toglie, come avete visto anche nell'unboxing che ho fatto, e usate questo SG 906 Max come avreste usato l'SG 906 Pro 2, quindi senza il sensore, diventa un drone senza sensori, perché dall'applicazione non è possibile disattivarlo, quindi per disattivarlo bisogna proprio non metterlo fisicamente. E quindi questa secondo me è l'unica valutazione da fare nella scelta rispetto all'F11 4K Pro, perché altrimenti tutta la vita questo. Totalmente un'altra storia dal punto di vista qualità video, praticamente identici nel volo, quindi niente vantaggi in più a parte l'optical flow, ma quello è una cosa che si va a sentire solo se volate dove non prende il GPS, altrimenti non ve ne accorgete neanche che questo non ce l'ha. A livello di controller, come vi ho detto, simili adesso nella nuova versione, ma comunque con nella versione sempre dell'SG un handicap di non avere la rotellina del gimbal, cosa secondo me importante per fare video. Però se nel caso vogliate volare un pochino più in sicurezza, perché siete alle prime armi, avete paura di andare a sbattere, avete paura che il drone possa perdere il controllo e andate contro una pianta piuttosto che, allora qua con il sensore anticollisione un pochino vi aiuta. Però sappiate che non è il sensore anticollisione di DJI o Autelivo o qualsiasi altro drone che costa 5-6 volte questo drone, quindi valutate sempre il tutto all'interno del prezzo. Quindi ragazzi, spero con questo video di avervi chiarito le idee, spero di essere stato chiaro su qual è il migliore drone dei due. Penso che non ci sia dubbio, assolutamente l'SJRC F11 4K Pro è il migliore. Comunque io vi lascio il link in descrizione di entrambi i droni, tanto costano uguali, quindi a quel punto di vista non influisce neanche il prezzo, non c'è il dubbio su quale prendere in base al prezzo, perché comunque il prezzo è praticamente identico, mentre le differenze a livello di foto e video sono davvero impressionanti, c'è troppa differenza fra questi due droni da quel punto di vista. Quindi se questo video vi è stato utile, vi ha chiarito le idee e vi ha risolto i dubbi che avevate nella scelta di questi due droni, che sembra davvero essere il dubbio del momento, perché sono i due droni migliori low cost che costano circa 160 euro, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, tante prime di quello che porto sul canale, stampe 3D, davvero lì arriva tante cose, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!